Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo test mod. Oggi sono qui per presentarvi questo fantastico John Deere 8370 R. Allora, la mod, cioè il modello deriva da Agro Sketch o Agro SketchUp, Agrotecno, comunque Agro SketchUp sarebbe, che poi ha vari nomi perché fa parte anche di altre pagine. Comunque, questa qui è una, diciamo, edit da parte di Giucca e devo dire che, come sempre, ha fatto un ottimo lavoro. Allora, vi faccio vedere un po' com'è. Beh, a parte questi colori qua tipo verdi, non proprio verde John Deere, però la moda è fantastica. Ecco, una cosa che ho notato, anche queste ruote qua della Michelin sono molto belle. Ho notato che qui non ha il... Cioè non ha il cardano per la trazione. Cioè l'albero, ecco, come si chiama. Comunque non c'è l'attacco come dovrebbe esserci, però fa nulla. Qua dietro, sì. La mod, cioè il modello c'è ed è veramente molto bello. Magari qualche texture che andrebbe migliorata, tipo qua dietro. Però devo dire che mi è piaciuto molto. Allora, esternamente ha la funzione, non ne ha appunto, perché come potete vedere, no. Avete due versioni, una con il caricatore frontale, il sollevatore frontale, una senza. Ok, direi di salirci sopra. Attiviamo gli add. Come comandi avete soltanto gli IC. Una piccola cosa che ho notato, far vedere. Non so se è un problema che Giucca non è riuscito a risolvere, però qui c'è il dirt su questa specie di scaletta. Vi faccio vedere anche dall'esterno come interni ci siamo veramente, sono molto belli. E anche il motore, guardate all'interno, si intravede. Non so se è fotografica. Può essere che sia una texture fotografica, però non è male. Ok, siamo saliti. Con il tasto, con la barra spaziatrice. Allora, potete attivare gli IC. Avete la porta a sinistra. Ecco, c'è sempre questo problemino, però non so come si possa risolvere. Secondo me non si può risolvere, a meno che si modifica il modello. Poi abbiamo qua, ecco il volante. Quando scendete lo tirate su e ok, lo tiriamo giù. Poi qui abbiamo turn off light, che sarebbero quelle le prime luci, vedete? E anche queste qua un po' si sono accese, sì. Sembrano fari a LED? Sì, a quanto pare sì. Poi, beh, direi di spegnerle. Sì. Qua sopra c'è questo, ma non c'è nulla da aprire. Ecco, ho notato anche questa cosa qua della radio che non c'è. Peccato. Cioè, era meglio non metterla semplicemente perché così sta male. Comunque abbiamo questo pannellino che ci sono tutte le informazioni. Abbiamo il indicatore di direzione quando si va avanti e basta, non va in retro, comunque fa niente. Qui abbiamo due schermi che pressoché sono gli stessi. Allora, questo a destra è in più questa schermata che indica il carico. Che adesso non so se c'è l'animazione, vi indica la percentuale o no. Comunque di base sarebbero così questi schermi. Hanno uno il GPS, l'altro vi dà le impostazioni che... No, non sono animate purtroppo. Allora, in questo potete aggiungere le doppie ruote che però... Open Twin 2... Non potete aggiungerle. Le doppie ruote, vedete? Non me le lascia schiacciare. Quindi nulla. Qua sotto avete, ecco, turn off light, che sono quelle sotto, sarebbero queste, vedete? Così le spengo. Quelle sopra fanno una bella illuminazione, cioè sinceramente si vede un poco, però fanno una bella illuminazione. Adesso, ok. Poi queste qua dietro,
O davanti, no, aspettate, work light. Pare che fossero quelle dietro queste. Dietro sopra. Mettiamoci così. No, cavolo, ho sbagliato. Qua. Sì, dovrebbe essere queste qua dietro. Si vedono appena, purtroppo. Erano quelle lì, esatto. Ok, questo a posto, poi qui c'era questo e nulla. Mettiamo questo qua, ok. Mentre qui c'è il GPS. Sul primo c'è quello delle ruote doppie, però non funziona. Non so, magari non si possono neanche aggiungere. Poi c'è questo, quello di prima e basta. Quindi sto qua un po' sarebbe per il GPS e le altre cose che ci sono anche qua. A parte questo del riempimento che sarebbe da provare. Poi abbiamo questo turn on back PTO, sarebbe accendere la PTO dietro quando attaccate un attrezzo. Adesso fatemi un po' vedere, mi compro, cos'è che servirebbe per la PTO? Voltafieno, no, beh, meglio la falciatrice. Facciamo il voltafieno che viene più all'occhio. Lo colleghiamo e vi faccio vedere che con quel tasto vi dovrebbe accendere il voltafieno. È un po' piccolo come voltafieno per questo attrezzo, per questo trattore. Mentre questo qua davanti sarebbe turn on front PTO, PTO frontale. Adesso proviamo. Vedete? Ve l'ha attivato. Così io lo premo nuovamente, qui è questo. E si ferma. Stessa cosa davanti. Adesso lo stacco. Ok. Qui avete beacon light che accendete i... Come si chiamano? I lampeggianti, ecco. Non mi viene più il nome. Poi qua... No, era quello sotto. Ok. Work light, le luci sopra e work light, però quelle dietro. Se faccio vedere le varie luci, ecco una cosa che non vi ho fatto vedere. Con le frecce, le quattro frecce le vedete all'interno, su questo pannellino qua. Ok, qui a posto avete, ecco il portellone posteriore, veramente gigantesco, cioè molto bello, eh. E poi nulla. Qui niente, comunque veramente fatto molto bene. Accendiamo le luci, vi faccio vedere un po'. Allora, avete queste davanti, premendo F. Sì, si vedono appena, quelle sopra, vedete? Queste sopra con il keypad 6, mentre quelle dietro sopra con il keypad 5. Eccole, adesso le spengo. Poi, andando avanti con F, allora, ripartiamo. Con F si accendono queste, poi quelle sopra, quelle dietro e basta, si spegne. Ora direi di andare a prendermi l'altro che volevo sporcare. Cioè, stavo provando il dirt, ma si è andato a impiantare. Sì, l'aratro è un po' piccolo. Cavoli, proprio lì devo andare. Comunque, ecco, questo qui è con i pesi davanti. Il dirt sta iniziando, non è al 100%, sarà 30%, neanche. Però al 100% devo dire che viene veramente una cosa fantastica. Soltanto guardare qui, viene, sembra già una bella cosa come dirt, ecco. A parte qua che sembra un po' pixelato. Però qui sul vetro viene una cosa fantastica. Poi anche su queste ruote viene molto bene. E anche sulla griglia non sembra male. Adesso lo faccio proviamo un attimino. Beh, qui ha un aratro, 4 vomeri. No, sì, 4 vomeri e fa i 20, i 17 km orari faceva. Ecco, sì. E comunque io credo che riesca a trainare anche molti più, un aratro con più omeri a una bella velocità.
Comunque come mod è veramente fatta molto bene. Ecco, devo far vedere qua che in teoria nei trattori c'è la parte che gira. Adesso non ricordo bene il nome. Che dà trasmissione alla moto, alla ruota. Soltanto che qui non c'è, o che è stato tolto, che non andava bene, però non saprei. Ok. Allora, direi di chiuderlo e mi compro, no cavoli, però ci servirebbe qualcos'altro. No vabbè, dai, volevo far vedere quella cosa del carico, però mi sa che non faccio in tempo, quindi diamo un'altra passata qua. Cavoli, non, ok. Si può andare. Anche qua dietro hanno, ha dei parafanghi veramente molto grandi, quelli posteriori. E non c'è null'altro da dire. Come mod è veramente fatta molto bene, come ho già detto. E nulla. Adesso arriviamo a fine campo. Mi ha stupito la cosa del doppio schermo, ho detto, o che hanno sbagliato, ma invece no, è proprio, in teoria è così. Adesso lo piazziamo qua. Volevo far tutto il campo, ma non ce l'ho fatta. Ok. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta anche la mod, perché devo dire che è veramente molto bella. Questo video lo vedrete alle 5. Prima avete visto la serie agricola. Vi faccio vedere l'ultima cosa allo show, che ecco, eccolo qua. 313 cavalli e anche questo 313. E a €200 al giorno. Qui avete già visto un'altra mod di Giucca, che mi sa tanto che ve la presenterò o domani o nei prossimi giorni. Ecco, c'è la differenza che questo col peso costa 250.000 euro e quello col sollevatore frontale costa 800, sì, scusate, costa 280.000 euro, quindi un bel 30.000 euro in più. Quindi se siete in una farm e avete pochi soldi, vi consiglio di comprarvi questo. Cioè, pochi soldi non sono, però come mod ve la consiglio perché riesce a trainare mezzi anche molto pesanti. E nulla ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video!